Look infantile in contrasto con un linguaggio estremamente volgare. Questo è il primo impatto che abbiamo con South Park. Anche se l'animazione e il design appaiono molto semplici, il procedimento per realizzare una cutout animation è lungo e laborioso. Il pilota ordinato da Comedy Central fu realizzato completamente da Parker e Stone, con la significativa collaborazione di Eric Stau, ancora oggi animation director della serie. Con un budget di $300,000 vennero costruiti un numero spropositato di cartoncini colorati per realizzare gli sfondi e i personaggi, ognuno con delle piccole bocche e di diversa grandezza in base al taglio dell'inquadratura. Il tutto veniva fotografato frame by frame con una telecamera verticale. Realizzato in un piccolissimo studio in Colorado durante l'estate, l'episodio pilota, dalla durata di 20 minuti, richiese ben 3 mesi di lavorazione. Comedy Central non era sicura di voler ordinare altre puntate, considerando che le prime proiezioni durante i focus group non diedero i risultati sperati. Ma dopo aver letto la sceneggiatura del secondo episodio e notato che la risposta del web a The Spirit of Christmas era sempre in crescita, venne ordinata una stagione di 6 episodi. Da questo momento in poi non verrà mai più realizzato un episodio in stop motion e si passerà all'utilizzo del software d'animazione Power Animator con il supporto di 31 processori. Nonostante il software sia principalmente indicato per la computer grafica ed effetti speciali, Parker e Stone optarono per questa scelta in modo da mantenere il look grezzo delle costruzioni di carta. I primi episodi infatti serviranno proprio da palestra ai 15 animatori dello studio per capire come ottenere ciò che richiedevano i due autori. Ed episodio dopo episodio si potevano notare già dei miglioramenti nelle texture e nell'animazione. Gli studios continueranno nel corso degli anni ad affinare la tecnica, ma il cambio significativo arriverà durante la 5ª stagione, dove si passerà all'utilizzo di Maya. Da questo momento in poi le differenze tra le primissime puntate e quelle più recenti sarà abissale. Gli South Park Studios cresceranno fino ad avere 40 animatori e 120 processori in grado di renderizzare 30 inquadrature in un'ora. Persino una produzione cinematografica importante come il film di South Park risulta superata e primitiva agli occhi degli autori, che all'epoca si ritenevano soddisfatti di quanto raggiunto nel lungometraggio. Con il livello attuale gli elementi grossolani degli inizi sono meno evidenti, forse anche per una questione di abitudine, un po' come se ancora oggi ci meravigliassimo della pelle gialla dei Simpson. Ma è giusto dire che in quel periodo avevano una loro ragion d'essere. La forza di South Park sta anche nella sua semplicità. Quelle goffe costruzioni di carta sono un ulteriore fattore che lo rende esilarante. Chiaro che sia anche questa sintesi visiva a permetterci di ridere di un bimbo di 8 anni che viene costantemente ucciso brutalmente. E per non parlare sempre dei Simpson, ma non allontanarcene troppo, prendiamo come esempio Futurama, visto che rappresenta tranquillamente uno standard comune a numerose serie TV d'animazione. Dopo che il produttore esecutivo assegna le varie storie a più scrittori, le sceneggiature vengono riscritte e collaudate per circa 2 settimane. Dopodiché gli attori registrano le loro parti di dialogo e su questi vengono realizzati gli storyboard. Se la storia lo richiede, vengono preparati model pack per i nuovi personaggi e background. Così inizia il lungo processo dell'animazione, dove tra le tante fasi, quella più impegnativa viene solitamente affidata a degli studi in Corea del Sud. La lavorazione può durare dai 6 ai 9 mesi per episodio. Tenete presente che in passato si lavorava su carta e si fotografava un rodovetro inchiostrato e dipinto. Ora molte fasi sono state semplificate grazie al digitale. La produzione di un episodio di South Park avviene in maniera decisamente diversa. I passaggi sono all'incirca gli stessi, ma i tempi di lavorazione sono estremamente brevi. 6 giorni. Esatto. Non 6 mesi. 6 giorni. Tutta questa immediatezza dà la possibilità al duo di apportare considerevoli modifiche a pochi minuti dalla consegna dell'episodio per la messa in onda. Come accaduto nel caso della realizzazione di Best Friends Forever, incentrato sul caso di Terry Schiavo e trasmessa 12 ore prima della sua morte. Oppure quando il giorno dopo i risultati delle elezioni presidenziali del 2008 ne mandarono in onda uno interamente incentrato sulla vittoria di Obama, che con una previsione errata l'episodio non avrebbe avuto molto senso. Ma questo non li fermò da rischiare nuovamente 4 anni dopo con la puntata Obama Wins, e poi ancora una terza volta con Hillary Clinton quando vinse... quella volta andò maluccio.
Eh già. Le tempistiche e i costi per fare una cosa del genere in altri cartoni non sarebbe pensabile. L'approccio ricorda quello di programmi come Saturday Night Live, dove ogni settimana si scrive uno sketch ispirandosi all'attualità o ai trend del momento. Ragionevole per uno spettacolo dal vivo, ma nell'animazione questo è un caso raro e forse unico. Quante volte sarà capitato di non rispettare una scadenza? Una sola. E non è avvenuta per il proverbiale blocco dello scrittore, ma a rovinare il record di 17 anni fu un imprevedibile blackout di 3 ore causato da un incidente stradale. Trey Parker ammise che fu una benedizione, perché il caso vuole che quella volta il rischio che non consegnassero l'episodio per mancanza di tempo era molto probabile. Un metodo stressante, testimoniato anche nel documentario Six Days to Air. È però anche uno dei motori principali che garantisce freschezza e fantasia a Parker e Stone. Sapere di avere una deadline imminente li porta ad essere più creativi e li costringe a lavorare d'istinto, abbandonando ogni dubbio e concentrandosi su ciò che in quel momento li ha fatti ridere. Quando si pensa al creatore di una serie televisiva, non è sempre chiaro quale sia il suo contributo. Di base è colui che ha dato il via a tutto, ideando e presentando il concept generale della serie. Magari ne costruisce le fondamenta scrivendo una Bibbia, la guida ufficiale dove vengono inseriti tutti gli aspetti più importanti, chi sono i personaggi, dove vivono e che storie vengono raccontate. In alcuni casi il creatore può occuparsi dell'episodio pilota, scrivendo la sceneggiatura, curando la regia e anche la produzione. Dopo questi primi step diventa produttore esecutivo o showrunner, che tra le altre cose si assicura che ci sia sempre una certa coerenza in ogni puntata dello show. Capita anche che il creatore contribuisca dando delle voci ai personaggi. Mike Judge ha interpretato per 13 anni Hank di King of the Hill. Seth MacFarlane ancora oggi si occupa di 4 personaggi di Family Guy. E lo stesso vale per J.G. Quintel con Regular Show. Parker e Stone invece danno la voce al 90% dei personaggi di South Park. Questa scelta è stata affrontata per praticità, in modo da poter avere dei doppiatori sempre disponibili. Il loro contributo è senz'altro divertente, spesso variegato, ma è una scelta che rispecchia anche i loro pregiudizi verso gli attori, anche se la loro vera battaglia è sempre stata contro le celebrità. Nei primi episodi in tanti si offrirono per un cameo. George Clooney diede la voce a Sparky, un simpatico cagnolino omosessuale che non fa altro che abbaiare come un comunissimo animale. Stesso destino per Jay Leno, che fece un gatto, mentre Jerry Seinfeld si rifiutò di interpretare il tacchino numero 2. No, thanks. Oltre ad occuparsi delle voci dei personaggi, Parker e Stone scrivono, dirigono, producono e, quando è necessario, musicano ogni singolo episodio della loro creatura. Magari non è una vera e propria anomalia per la prima stagione di una serie, ma ne esistono veramente poche dove l'autore continua a contribuire così attivamente al proprio show. Adam Reed è una di queste eccezioni, ad esempio, visto che per 9 stagioni di Archer ha scritto da solo o in coppia tutti gli episodi. Dopo l'inaspettato successo di South Park, tra il 97 e il 98 molti colleghi annunciarono a Trey e Matt che dalla seconda stagione in poi il loro compito sarebbe stato quello di incassare assegni, mentre un team di scrittori e registi avrebbe portato avanti lo show. E non a caso, proprio la seconda stagione vede spuntare qualche nuovo nome nei credits. Ma la decisione fu presa principalmente per l'impossibilità di seguire la serie e la lavorazione del film simultaneamente. Entrambi ammetteranno di ritenersi insoddisfatti di quell'annata, tant'è che il DVD della seconda stagione è l'unico a non presentare nemmeno un commento audio. Tanto disprezzo nasce in parte da un'autoanalisi che li porta a chiedersi cosa ci trovassero di divertente all'epoca in certe gag. Mentre dall'altra sostengono che entrambi amino ancora lavorare attivamente per South Park e che solo loro sanno in quale direzione andare. Spesso si sono paragonati a una band e vivono ogni stagione come un album, ogni episodio come un brano. Le sessioni di scrittura però non vedono coinvolti solo Trey e Matt. Vengono organizzati degli incontri nella sala degli scrittori, dove si discute un argomento e si cerca di raccogliere idee e spunti. Con le informazioni necessarie, Trey Parker si chiude nel suo ufficio e scrive in solitudine la sceneggiatura. Scusate. La cosa risulta faticosa, anche perché, se ricordate, tutto ciò viene fatto nell'arco di 6 giorni.
Si va avanti e indietro da una stanza all'altra, lavorando scena per scena. Ma spetta a Parker mettere tutto nero su bianco, e così vale anche per la regia. Stone, presente anche lui nella sala degli scrittori, veste più il ruolo di produttore. L'ho già detto, i Simpson vanno avanti da oltre 30 stagioni e negli anni ha visto la partecipazione di più e più generazioni di scrittori e registi e un diverso numero di showrunners. Questo ha creato un inevitabile mutamento che in un certo senso può sembrare d'obbligo considerando che non si può rimanere fermi eternamente agli anni 90. Sfortunatamente il punto di vista degli autori e scrittori che avevano costruito le basi si è perso totalmente. Questo appare diverso con South Park, dove i cambiamenti ci sono stati, ma rispecchiano sempre lo spirito di una sola voce, risultando quindi più coerente e fedele. Parker e Stone non fanno molti compromessi. Quando gli venne proposto di realizzare il film di South Park, lottarono costantemente contro Paramount, che tentava in tutti i modi di convincerli a realizzare un film con meno volgarità, in modo da renderlo adatto a un pubblico più giovane, e quindi più commercializzabile. Entrambi si opposero con il loro tipico modo sovversivo. Quando Paramount preparò il trailer da proiettare prima di Austin Power, il duo contestò lo spirito totalmente anti-South Park usato per promuovere il film. We thought our movie was much cooler than that, and we didn't want it to be like, get ready, here it comes for the Wackalicious. And we're like, oh. Per impedire che il trailer venisse consegnato, Matt Stone rubò l'unica copia e la caricò in macchina per portarsela a casa. Ma Paramount era tutt'altro che felice. Three biggest lawyers from Paramount just called me and said they're gonna sue us. And I was like, f*** them, let them sue us. Because that was our... Me and Trey were like, sue us right now. Please, f*** you. Altre imposizioni riguardavano i numerosi cambiamenti richiesti dalla MPA, l'associazione che si occupa di classificare i film in America, che trovava alcune scene del film troppo volgari per essere classificate con un R. Per ripicca, i due sostituirono le battute in questione con cose ancora più estreme, con lo scopo di farle imbestialire, ma furono inspiegabilmente approvate. Lo stesso avvenne con il titolo del film. Inizialmente sarebbe dovuto essere South Park, All Hell Breaks Loose. Ma la parola L era troppo forte per apparire nel titolo, perciò Stone e Parker suggerirono South Park, Bigger, Longer and Uncut, riferendosi al salto cinematografico della serie. Ma anche al membro maschile. Col tempo le loro manie da control freak hanno però trovato una dimensione meno capricciosa. Inoltre è curioso vedere come in questi ultimi anni abbiano messo in discussione anche il loro cinismo, domandandosi se sia ormai fuori luogo e se abbia influenzato negativamente gli spettatori, creando tanti piccoli Eric Cartman. Hanno cominciato a chiedersi se la loro natura di provocatori sia giustificata perché è mossa da un forte senso dell'umorismo che mira a far ridere e non vicina a quella distruttiva di un perfido troll che dietro la tastiera genera caos e ride delle disgrazie altrui senza un minimo di empatia. Anche il loro stesso umorismo è stato messo in un certo senso in discussione, quasi etichettato come superato e stantio. South Park ha sempre messo alla berlina tutti, senza mai escludere nessuno, arrivando a giudicare anche se stessi. E se volete un'ulteriore conferma dell'autoanalisi degli ultimi episodi, basta pensare che nella stagione 22 hanno addirittura chiesto scusa ad Al Gore. Oh, we're so sorry, Al Gore. Man, Bear Pig is real. I thought it was a hell of a statement by South Park, and I appreciated it a lot.